Com'è? Cosa stiamo facendo? Cosa stiamo facendo? Io non lo so, cosa ci stiamo... Cosa stiamo facendo? Ci stiamo montando la testa. Guardate che roba abbiamo messo su senza chiedere una lira a nessuno, nessun soldo pubblico. È meraviglioso. È fantastico. Io sono arrivato qua, ho detto, dato che ho anticipato qualche cosina, però ho detto, mi ha telefonato Bono degli U2 e mi ha detto, ti sei mica montato la testa? È chiaro che questa manifestazione si chiama Woodstock, ma guardandovi un attimo e guardandoci un attimo, non siamo più quelli di 40 anni fa. Se guardiamo le immagini di 40 anni fa in un posto così, si rotolavano per terra, si facevano delle canne tipo queste, facevano l'amore nelle tende, si rotolavano nel fango, Dio mio, e io ho pregato questo clima che ormai è diventato qualcosa di ossessivo, questo clima piove, non piove, ci gira attorno per crearci quell'ansia. Bene, non siamo, bene, però lì dietro c'è del fango e io prima di andare via vi invito a prenderne un po', perché questo è il fango più pulito che c'è in Italia. Allora, io sono... Lo spettacolo lo state facendo voi. Siamo 2 giorni qua. Siamo solo all'inizio, è quasi pieno lo spazio. Stanno ancora arrivando, c'è l'autostrada intasata. Stiamo compiendo un piccolo miracolo. E andrà avanti sino a domani a mezzanotte. E arriveranno tutti, vi dico 2 nomi, intanto così lo sapete. Dopo Flavio Aurelio ci sarà Max Gazzè, poi i Sound System, i John De Leo, poi arriva Cristiano De André, poi il grande Francesco Baccini, che era un... L'ho chiamato, ho detto, Francesco, ce la fai una sigla, non sappiamo come fare. Bene, dopo 1 ora e mezza l'ha fatta ed è un piccolissimo capolavoro di poesia. Benissimo, grazie a Baccini. Poi ci sarà uno dei 7, ci sarà qui a parlare stasera uno dei 7, considerato uno tra i primi 7 geni della storia dell'umanità. Dagli inglesi, che è Dario Fo, e verrà a dirci qualcosa. Poi avremo una band di blues di Rudy Riotta, poi Marco Guidarini è una persona straordinaria, è un medico traumatologo che ci spiegherà i pericoli di chi va in moto, quali sono le insidie e le trappole. Poi ci sarà Ivan Segreto e poi arriveremo forse alla fine, domani ci saranno altri nomi, le cattive abitudini, l'invasione degli omini, poi ci sarà un giornalista, Ferruccio Sansa, Leo Pari, quello che fece la sigla dei nostri videi, i Mamasita, Blastema, Filippo Vendemmiati, Dente, ci sarà Iperturbazione, ci sarà il mio intervento domani che spiegheremo dove andiamo a finire, perché stiamo costruendo qualcosa di straordinario e io voglio che oggi, vorrei una cosa... Ci sarà Riccardo Petrella che parlerà dell'acqua, ci sarà Jeremy Rifkin che parlerà dell'energia, quale sarà il futuro della nostra energia, i Fabi Fibra, i Macarchesh, ci sarà. Bene, tanti altri, fino a domani staremo insieme e lo spettacolo lo farete voi, perché devono rendersi conto, ci hanno chiamato in tutti i modi, l'ultima cosa che ci hanno detto è che siamo degli squadristi, vai a vedere, fermi, siamo gli squadristi della raccolta differenziata, quelli che prendono una cicca e la mettono nell'apposito contenitore, andiamo avanti!